sicuro che ci sia proprio tutto. Questa è una mostra molto affollata. Vorrei che chi venisse a vedere la mostra ne uscisse, come dire, esausto. Abbiamo suddiviso la mostra in 5 sezioni. La prima è essere nel tempo, vale a dire il fatto che ovviamente quando uno è giovane è una specie di una piccola spugna, se soprattutto sei come i lunari, una spugna che assorbe tutto, per cui ci sono molti spunti futuristi, molti spunti vagamente surrealisti e addirittura l'astrazione. Quindi la prima sezione è dedicata alle cose antecedenti il 1904. Cioè l'apprendistato in un certo senso, però se la guardate con attenzione, molte delle cose fatte in quell'epoca si ritrovano poi più avanti, infatti nelle altre sezioni c'è qualche cosa che appartiene anche a quest'epoca, proprio per legare le cose. Questa prima sezione è l'unica dichiaratamente cronologica. La seconda è dalle 2 alle 3 alle 4 dimensioni. Cosa significa? Significa che Munari aveva la sensazione che il mondo non fosse fatto per categorie distinte. Quando studiava la matematica era che la linea aveva una dimensione e la superficie due dimensioni, e le tre dimensioni appartenevano alla solidità, eccetera. E la quarta dimensione è naturalmente il tempo. Invece Munari pensava che si potesse passare, per esempio, da una superficie alla tridimensionalità, e l'ha fatto. Molte delle sculture qui che vedete, o anche le sue macchine inutili eccetera, passano dall'essere una superficie piana a una superficie tridimensionale, basta piegare, ed ecco che improvvisamente succede questo. Nel suo studio aveva degli oggetti che ricordavano altri oggetti. Io mi ricordo perfettamente una foglia di fico d'India abbastanza grande che era essiccata, cioè scarnificata, non c'era più la polpa, ma c'era solo la struttura dentro. La struttura è una struttura geodetica, cioè fatta tutta di triangoli, e quindi è robustissimo, può diventare molto grande. Ma non sono i triangoli con le linee rette, gli angoli così e cos'ha, eccetera. Sono i triangoli fatti dalla natura, no? Però li riconosciamo come triangoli. Ecco, allora, per questa idea della topologia, cioè fin dove ci si può spingere mantenendo determinate caratteristiche, è uno degli aspetti con cui Munari guardava appunto alla natura. E questa cosa è nella terza sezione, l'idea del sperimentare il limite, cioè, tornando a questo esempio che vi ho appena fatto, fino a che punto un triangolo rimane triangolo, fino a che punto un libro rimane libro, anche quando non c'è dentro nessuna parola, e lui ne ha fatti tanti di libri illeggibili. Questi libri illeggibili poi sono anche quelli che però hanno abituato i bambini alla forma libro, anche quando un bambino non sa leggere può avere in mano un libro, sì. Sono i tre libri che ha fatto, insomma, un successo strepitoso. La quarta sezione è annullare il tempo, cioè il suo rapporto con il tempo, che va dal vedere che cos'è il tempo per noi. Vedrete un video fatto all'inizio degli anni 60, quindi con delle tecnologie notevoli per il momento, non con gli slow motion che adesso si possono fare tranquillamente
digitale, per cui un salto mortale dura 3 minuti. E tu vedi in questi 3 minuti tutte le reazioni del corpo, eccetera, no? Oppure che ne so, un orologio da Swatch fatto nel 95, prestato nel 95, in cui è un orologio, ma tutte i segnali delle ore, no? Che sono sempre precisi, mezzogiorno sta lì, quello sta là, eccetera, sono tutti delle più piccoli cilindri con sopra il numero dell'ora, ma che possono vagare per il quadrante. È sempre un orologio, però è quest'altra cosa ancora. Ecco. E poi ci sono i rapporti invece con il passato e con un eventuale futuro, che sono le scritture illeggibili di popoli sconosciuti, ti accorgi perfettamente che sono scritture, perché c'è un senso nella scrittura, ma sono scritture completamente inventate e che teoricamente potrebbero appartenere a un popolo che scriveva in quella maniera, che tu non sai di che si tratta, né quando è stato fatto, eccetera. E contemporaneamente vedi queste ricostruzioni teoriche di un oggetto immaginario, per cui partendo da un frammento di una cosa, per esempio, tu ricostruisci tutto l'intorno, ma lo ricostruisci con quello che pensi tu che potrebbe essere, e quindi diventano delle cose fantastiche, quello che è il passato ritorna adesso. Infine, l'ultimo, che è un po' una conclusione, è la sezione Scoprire il mondo. La sezione Scoprire il mondo ha a che fare naturalmente con la pedagogia, con la didattica dei bambini, che è, diciamo così, la branca in cui Munari è più conosciuto. Quindi quella quinta sezione è dedicata, diciamo così, alla didattica, ai giochi per bambini, a tutto quello che è servito, allo scoprire il mondo. Vedrete, è un grande alfabeto costruito, no? Un alfabeto che però è fatto di cose che non sono un alfabeto, come intendiamo. Se un bambino scopre che puoi fare una D o una P utilizzando un bambù curvato e un bambù invece dritto, beh, allora quella cosa non te la dimentichi mai più, rimane un patrimonio tuo. E quindi cominci a guardare alle cose del mondo in una maniera diversa, scopri delle altre cose dentro. Quindi nelle cose si nascondono altre cose, nelle cose si nascondono altre possibilità, nel mondo il mondo è molto più grande di quello che tu pensi e che pensano gli stereotipi che ti hanno inculcato. C'è un piccolo libretto, si chiama Good Design, che dimostra come un'arancia sia un perfetto esempio di design. Cioè, è molto ben fatta, molto robusta, la buccia protegge l'interno, lo tiene umido, poi all'interno puoi scegliere di mangiare solo uno spicchio, perché lo spicchio è già, è come dire, imbustato in una velina e così via. Ecco, queste sono le scoperte. Cioè che il mondo è molto più ampio di quello che ed è una performance fatta da Munari nel 1969. Si chiama Far vedere l'aria. Cioè, dalla cima della torre fa cadere dei pezzettini di carta con varie conformazioni. E come cadono? Allora, evidentemente il fatto che cadano in una determinata maniera o in un'altra significa che c'è un elemento che noi non vediamo, che però è perfettamente esistente, è importante, no? Ecco. E questo far vedere l'aria, pensate, 69 c'era tutta la contestazione, eccetera, e così via, e Munari che cosa fa? Fa vedere l'aria. Certo, è una presa di coscienza, ma una presa di coscienza alla base di tutte le prese di coscienza.